Agrigento è stato ridotto l'orario di lavoro da 34 a 28 ore settimanali ai vigili urbani ex contrattisti con contratto a tempo indeterminato part-time. Loro adesso sono in stato di agitazione. In una lettera inviata al sindaco, al dirigente della Polizia Municipale e per conoscenza al prefetto hanno scritto: d'ora in avanti infatti non aderiremo più allo svolgimento di straordinari, né tantomeno di progetti obiettivi. Il lavoro di agenti di polizia locale non può essere svolto ad un orario ridotto da 28 ore settimanali. In questi anni le difficoltà e le fatiche affrontate nello svolgimento del servizio non sono state indifferenti, dalla responsabilità della tutela e sicurezza della cittadinanza e del territorio ai rischi a cui siamo esposti quotidianamente nel garantire l'osservanza di norme e regole, ai rischi per la salute durante gli estenuanti servizi nelle ore più calde della stagione estiva a San Leone, alle intemperie della stagione invernale, non per ultimo l'anno surreale trascorso in mezzo alle strade per evitare assembramenti e contagi Covid. E i vigili urbani di Agrigento si sono riuniti al mattino di oggi in assemblea al comune. Di risolvere invece quello che si può fare e dobbiamo essere uniti. Siamo in presenza di una bella assemblea dei lavoratori, molto partecipata. I lavoratori sono determinati ad ottenere finalmente quello che è normale per un lavoratore, avere un contratto che si avvicina al contratto full time, alle 36 ore, per poter vivere dignitosamente e portare avanti la famiglia. Il Comune di Agrigento, come tutti gli altri enti, si trova in uno stato di crisi, però abbiamo avuto numerosi pensionamenti, quindi noi riteniamo che lì tutte le somme che sono ritornate al Comune dai pensionamenti devono essere investiti per aumentare le ore a tutti i lavoratori. Da questo punto di vista sicuramente il Comune avrà e i cittadini avranno un ritorno, perché se non si utilizzano i lavoratori a tempo pieno non si possono fornire i servizi. Noi siamo dipendenti pubblici, siamo per fare i servizi, dare i servizi ai cittadini, per favorire la crescita sociale e culturale della città. Quindi siamo determinati, abbiamo, devo dire, con soddisfazione la spinta e la presenza dei lavoratori e quindi diciamo al sindaco: questo è il momento di fare questo aumento delle ore e arrivare a questi lavoratori finalmente di avere un contratto pieno per dare la possibilità a loro di vivere dignitosamente. Abbiamo sostanzialmente esteso alla totalità dei lavoratori lo stato di agitazione, o meglio l'assemblea ha deliberato lo stato di agitazione, anche per affiancare all'annosa questione del fondo del salario accessorio la necessità di giungere in tempi brevi, brevissimi, a un adeguamento contrattuale che consenta a questo comune di avere un minimo di normalità. Sono andati in pensione oltre 200 persone negli ultimi anni, questo comune, con comune che ricordo è capoluogo di provincia e quindi svolge un ruolo essenziale all'interno del territorio della provincia di Agrigento nel garantire i servizi, ha quasi il 50% di questi lavoratori che sono a part time, lavoratori che non possono con l'orario che hanno garantire servizi e che ogni anno si vedono allontanare la bandierina della normalità, sempre per le annose questioni dell'equilibrio economico-finanziario, che per un motivo o per un altro ogni anno si ripresenta. Quest'anno la questione dell'aumento delle bollette, delle utenze dovute al caro energia. Ad ogni modo si utilizzano le risorse delle capacità assunzionali che si liberano dai pensionamenti per ripianare i debiti e quindi sostanzialmente i lavoratori non sono altro che dei bancomat, perché non possono avere una prospettiva di normalità nel lavoro e viene utilizzata la leva dell'integrazione oraria quando c'è il bisogno di integrazione temporanea e quando c'è bisogno di garantire un servizio, come se fosse un premio, una molla che tiene sempre legato al bisogno del lavoratore. Questa storia deve finire, perché l'incentivazione del personale non deve essere fatta con l'integrazione oraria, bensì con il fondo che è previsto proprio per questo motivo. Il salario accessorio serve per efficientare i servizi. Quindi ci vuole la normalità. Oggi noi siamo a fianco dei lavoratori per portare avanti una vertenza che sarà lunga, sarà complicata, ma vogliamo che si concluda con l'adeguamento contrattuale dei lavoratori.